Buongiorno a tutti, sono Matteo Santarelli, sono allenatore dell'ACD Bevagna e come hanno fatto molti dei miei colleghi volevo fare un video dove parlo di questa situazione, diciamo, abbastanza grave. In primo luogo volevo ringraziare tutte quelle persone che in questo momento stanno combattendo questo virus in prima linea, quindi tutti i vari medici, dottori, infermieri, tutte le persone presenti all'interno dei presidi ospedalieri, tutte le forze dell'ordine che comunque sia si trovano a dover uscire, a dover stare per strada, e tutte quante le persone che in questo momento, come già detto, stanno combattendo e stanno cercando di aiutarci a superare questa situazione per uscirne il prima possibile. È vero, parlare di calcio in queste situazioni è una cosa, diciamo, abbastanza dura, ma non perché comunque sia una situazione particolare, una situazione che bisogna lottare, bisogna continuare a lottare, bisogna continuare ad andare avanti. È vero, il calcio manca fare tante cose, manca la nostra quotidianità e spero solo di poter riuscire ad uscirne il prima possibile e nel miglior modo possibile. E per poterlo fare c'è solo un modo perché possiamo aiutare le persone che stanno lottando e stanno cercando di aiutarci, stando a casa, cercando di non uscire, cercando di farlo il meno possibile e solo per esigenze effettivamente urgenti. Quindi mi raccomando, stiamo a casa, lo dico a tutti i ragazzi, lo dico a tutte le persone che vedranno questo video e soprattutto spero di poter riabbracciare i miei ragazzi sul campo, di poter riprendere gli allenamenti per gioire con loro, per stare con loro, per ridere con loro, che fondamentalmente è la cosa più bella del calcio, ovvero stare insieme, avere questi momenti di aggregazione insieme. E anche se sarà dura, anche se sarà lunga, non vedo l'ora di poterli riabbracciare tutti all'interno di quel rettangolo verde che ci sta aspettando. E non vedo l'ora con la speranza di poterlo fare il prima possibile. Mi auguro di poter sensibilizzare ancor più le persone. Stiamo lottando, dobbiamo continuare a lottare, non dobbiamo mai perderci d'animo e stare sempre quanto più possibile con il sorriso, perché il sorriso comunque sia ci fa passare questi momenti forse più velocemente, anche se non ne abbiamo voglia, anche se siamo costretti a dover sentire sempre situazioni spiacevoli. Quindi mi raccomando, stiamo a casa e soprattutto, anche se è una cosa poco importante rispetto a tutto quello che ci sta succedendo intorno a noi, sempre Forza Bevagna. Ciao a tutti!